lei è una più in tutti i sensi. Si chiama Sandra Milo. Artista poliedrica Sandra Milo, una calamita per la telecamera anche negli studi televisivi, perché quello di Sandra con la TV è stato un amore corrisposto. Tutta bionda, per qualcuno sono troppo bionda. Questo si chiama amore. Insomma, il titolo della canzone è sì. Questo si chiama amore, chiaro. Vuoi dire il disco? Già. L'abbiamo vista in veste di conduttrice, opinionista, ospite ambita in molte trasmissioni, trasformandosi così in una vera e propria icona pop. Sei sempre bella, sì. All'inizio degli anni Ottanta arriva la conduzione di una rubrica di costume in Mixer. Dall'85 all'89 è al timone di Piccoli Fans, trasmissione pomeridiana per bambini, seguitissima proprio per la conduzione genuina e delicata di Sandra Milo, che con il sorriso è entrata nelle case degli italiani. Bravissimi e tenerissimi! Un successo che l'ha consacrata come uno dei personaggi cult più seguiti della TV. Chi? Ciro, dove? Nel 90 l'ormai iconica telefonata è entrata nella storia della televisione, l'urlo disperato, le lacrime e la fuga. Anche in quell'occasione Sandra dimostrò che prima di tutto venivano i suoi figli. È accaduto durante la conduzione dell'amore una cosa meravigliosa. Svelza, svelza, Sandra! Mai fermarsi era il suo motto. Ospite di numerose trasmissioni, Sandra Milo è stata anche protagonista di due reality e di format moderni. È stata inviata di Estate in Diretta e concorrente della quarta edizione del Cantante Mascherato, un cigno ironico e divertente.